Io sono Matteo, questo è il reparto di saldatura. I nostri componenti sono saldati con filo ad arco pulsato, metodo con procedimento MAG, e in alcuni casi facciamo anche saldature con metodo TIG. In progettazione scegliamo e dimensioniamo le saldature, le calcoliamo in modo che resistano sia a livello idraulico che strutturale. Contestualmente assegniamo alla saldatura una procedura, la cosiddetta VPS, dove in base alle caratteristiche dei materiali da saldare scegliamo il materiale d'apporto, quindi nel nostro caso il filo, e i parametri di saldatura, volt, ampere, numero di passate, eccetera. Si passa poi in saldatura, dove abbiamo 10 saldatrici, di cui 3 postazioni robotizzate e 8 saldatori qualificati, vale a dire con i patentini conformi alle normative europee per eseguire determinate saldature. In questa fase del processo è fondamentale la figura del coordinatore di saldatura, che è la persona che si occupa di gestire e controllare il processo di saldatura in ogni sua fase. Le saldature sono controllate con controlli non distruttivi, con metodo visivo, magnetoscopico e ultrasuoni. E abbiamo personale qualificato di secondo livello per eseguire i controlli e quindi siamo anche in grado di rilasciare certificazioni. Le saldature sono state certificate nel corso degli anni da vari enti di certificazione e nel 2007 l'Idraulica Siginolfi è stata la prima azienda in Italia ad essere certificata all'Lloyd Register per le saldature di recipienti a pressione.